Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale, signori, quarto, quinto, non mi ricordo a che episodio siamo giunti, comunque più o meno siamo qui. Allora, con la nostra carissima cinzina, bilichina o pottina, come avete suggerito nei commenti, nel nostro personaggio molto strano. Aspettate che devo ancora abbassare l'audio perché è terribile, cioè è carina la musica di sottofondo ma ti entra nelle orecchie che prende e te le fa sanguinare. Signori, allora, io sono Maullo941, vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quello che scrivete sotto il video o comunque mi fate sapere. Vi ricordo di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Maullo941, soprattutto perché con le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video sul canale e sulle live che andiamo a fare sia su questa che sull'altra piattaforma. Infatti mi trovate pure su Twitch come ad esempio lo stesso nick Maullo941. Detto questo, partiamo con il video, signori. Ok, l'altra volta erano arrivati qui con Toriel, che non so di preciso che... Lo posso leggere il cartello? No, perfetto. Senti questo profumo? Sorpresa! È una torta a mu e cannella. Ma non mi piace la cannella, ma cosa, non l'è chiara Red Bull? Pensavo di festeggiare il tuo arrivo. Me ne voglio andare, zia. Zia, guarda il labiale. Me ne voglio andare. Voglio che tu ti trovi bene qui. Me ne voglio andare, zia. Quindi per stasera vi terrò la torta di lumache. Ma che cazzo non lo mangiano? La tartaruga di lumache. Ecco, un'altra sorpresa per te. Oh mio Dio, ora mi esce la banana. Ora mi esce la banana. Ma che cazzo di casa c'ha? Salve, buongiorno. Posso mettere un po' di musica? Creiamo un po'. Questi libri sono sciupati. Saranno stati letti molte volte. Ah, è una libreria. Pensavo fosse una radio. Volevo mettere un po' di musica per creare soft l'ambiente un poco. Dentro c'è un vecchio calendario dell'inizio del 2000, del 2000X. Signori, questi gli è andata peggio di noi col coronavirus. Noi quantomeno al 2020 siamo arrivati. Questi sono al 2000X. Ci siamo. 2000 più o meno infinito. Ci siamo. Oh, mamma mia. Una stanza tutta per te. Spero ti piaccia. Ma allora, questa si chiama violenza. Questa brucia qualcosa. Fa come se fosse a casa tua. Sta andando a fuoco, zia. Ma quasi quasi me ne andrei molto velocemente. Salve. Che belle piante. Non mi fa fare niente. Andiamo in camera nostra. Oh, che cosa carina. Una scatola di giocattoli. Non ti interessano affatto? No. Vediamo cosa cazzarola c'è. Ah, ok. La luce si accende e si spegne. Ok. Una scatola di scarpe per bambini di varie grandezze. Una scatola di scarpe per bambini. Chi c'è stato in questa stanza prima di me? Una cornice vuota e tutta impolverata. Una cornice vuota e tutto impolverato, ok. L'armadio, apri l'armadio, ora mi esce Warbroad. Non mi apre l'armadio. Come, io volevo Warbroad. No, mi sono andato a coricare. Formaggio. Scusatemi, mi ero andato a coricare e questo si è alzato da solo. Mi riaccendi la luce, grazie, ho paura del buio. Formaggio, hai trovato una fetta di torta, mu e cannella. Pensavo fosse il formaggio. Che carina, io mi vado a coricare di nuovo. Buonanotte, vediamo che troviamo la prossima volta. Niente, questo si alza da solo, dorme 10 minuti, la luce si spegne da sola e mi fa paura questa cosa. Salve, buongiorno, devo andare al bagno. Dov'è il bagno? Qui non è il bagno, è il diario di Toriel. Leggi il passaggio cerchiato. E certo, siamo degli spioni. Leggi il passaggio. Cosa dice uno scheletro che si sente solo? Ho solo voglia di un amico. Il resto della pagina è pieno di battute del calibro sì. Mamma mia. Vuole fare la cabarettista. Senza dubbio è più grande di un letto a due piazze. Perché il fiore giallo è l'unico negozio sulla piante sotterranee? Apri in mezzo. C'è un gruppo di piante palustri con dei fiori, dei semi marroni e obbligati. Nota più comune come salsiccia acquatica. Questa c'ha grossi problemi. Sbirci dentro. Scandaloso. È il cassetto dei calzini di Toriel. Ma no, ma dai. Una pianta, questa è il cactus, davvero la più sundere delle piante. Vabbè, nella spazzatura ci ha buttato qualcosa, non male vecchio secchio di luma, che schifo, via veloce. Io volevo andare in bagno, salve, dov'è il bagno? Mi sto facendo la pipì di sopra. Stanza in rinnovazione, e che me ne frega, io dove vado a fare? Devo andare a fare la pipì, faccio la pipì nella pianta, non mi vede nessuno, piscia, via, ok. E andiamo verso di qua. Non voglio scendere giù, ho paura di scendere giù, signori. Oh, che cosa carina.
Ciao, già sveglio, a quanto vedo. Da, ma questa c'è tanta. Complimenti per la sua dote di notare le cose. Voglio che tu sappia quanto sia lieta di avere qualcuno. Questa mi fa paura. Ci sono molti vecchi libri che voglio condividere. Voglio mostrarti il mio punto preferito di caccia agli insetti. Ho anche preparato un curriculum per la tua istruzione. Potrebbe sorprenderti. Ho sempre voluto fare l'insegnante. In realtà, forse non sorprende molto. Però, sono contento di averti qui. Beh, questa parla di una cosa e se ne. Vabbè, si confonde da sola. Cosa c'è? Quando torno a casa? Niente. Quando torno a casa? Zia, me ne voglio andare. Cosa? Questa è la tua casa ora. Vorresti sentire di questo libro che sto leggendo? No, voglio andarmene a casa, zia. Si chiama 72. Utilizzi delle lumache. Ma chi se ne frega delle lumache? Che ne dici? Come uscire? Che ne dici? Come uscire dalle rovine? Che ne dici di un fatto sulle lumache? Oh mio Dio, questa è fissata con le lumache. Sapevi che le lumache parlano? Lentissimo? Scherzo, le lumache non parlano. Questa, vabbè, questa nel camino ci ha infilato qualcosa di strano. Interessante. Come uscire? Già, dai, diamogli ragione, dai. Beh, infastidiscimi se ti serve altro. Guarda, è meglio parlare da solo che parlare con te. L'unica cosa di cui si parla sono le lumache, il libro di storia, ecco una pagina a caso, intrappolati nella barriera e timorosi di altri attacchi umani, ci ridirammo. Andammo lontano, nella terra, fino a raggiungere il confine della caverna. Qui creammo la nostra nuova casa, che chiamammo? Chiamammo? Casa. Per quanto il re sia grande, è negato per i nomi. Cosa carina, queste sono le estremità degli attrezzi, è stata plastificata per renderli più sicuri. Va bene, Toriel, io mi giro a casa tua. Oh, la cucina, perfetto. Qui c'è altra torta. La torta ti intimidisce troppo per mangiarla. Il fornello è pulitissimo. Toriel deve usare la magia di fuoco al suo posto. Un lavandino. C'è del pelo bianco incastrato nello scarico. Non voglio sapere che cosa ci faccia. Per qualche ragione c'è del cioccolato di marca nel frigo. Va bene. Va bene, ciao Toriel, tu fai finta che io non ci sia. Va bene, continua a leggere. Proviamo a scendere, signori. Proviamo a scendere. Dai, 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 dai così, dai così. C'è il bagno da questa parte? No, no, ecco. Penso che invece dovresti giocare di sopra. Ma che bastarda! Ma che bastarda! E io me ne scendo di nuovo. Ah, io vado di nuovo. Via, 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 via. No, ma è pericoloso giocare qui. Ma io voglio andare in bagno. Devo andare in bagno. Voglio andare in bagno. C'è il bagno qua sotto? Che paranoie. Qui c'è corrente. Ti prenderai un raffreddore. Ma porca... Ma... Ah, allora, stiamo calmi, torniamo di qua. Vediamo se è successo qualcosa di strano in camera mia. Andiamo a dormire, signori. Può essere che mentre lei dorme, dormirà prima o poi questa, no? Questa dormirà prima o poi. Non può essere sempre sveglia. È ancora lì che legge. Ah, che paranoia, è ancora qua che legge. Parliamoci, parliamoci. Cosa c'è? Come esco dalle rovine? Devo fare una cosa, resta qui. Via, via, zitti, 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 zitti. Si è levata dalle scatole. Zitti, zitti. Zitti che scendiamo giù. Zitti che scendiamo giù. Veloce, veloce, veloce. Vai, 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 vai. Desideri sapere come tornare a casa, non è vero? Sì. Davanti a noi giace il confine delle rovine. Oh, un'uscita a senso unico per il resto del sottosuolo. Ok, la distruggerò. Nessuno potrà mai più andarsene. No, 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 no. Ora fai il bravo e vai di sopra. No, 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 no. No, quanto sei stronza, non la dici, zia? No, no. Ogni umano caduto qua giù incontra la medesima sorte. L'ho vista accadere di continuo. Vengono, partono, muoiono. Bambino ingenuo, se lasci le rovine, quella persona, Asgore, ti ucciderà. Asgore. Chi è Asgore? Figlio Asgore, figlio di Khmer, della tribù di Star. Ti sto soltanto proteggendo, lo capisci? Vai in camera tua. No, no, zia, vieni qua. Chi è Asgore? Non tentare di fermarmi. È il tuo ultimo avvertimento. Vieni qua, zia! Non lo fare! Ci tieni così tanto a partire? Umph! Sei proprio come gli altri. C'è solo una soluzione. Prova il tuo valore. Sì! Provami di essere abbastanza forte da sopravvivere. No. Toriel sbarra la strada. Cosa cazzarola ho fatto? E agisci! Toriel, parla! Non riesce a pensare a argomenti di conversazione. Ma io volevo essere. No, 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 ma che.
Ma che... No, no, dai. Toriel prepara un attacco magico. Ma già l'ha fatto. No, no, aspetta, no. Volevo... Aspetta. Dai così, in faccia. Così impari, Toriel. Non gli ho levato niente, signori. Questa... Toriel respira profondamente. Mi sta a far culo, signor. Dai così, in faccia. 30. Dai, dai. Dai, no, no, no. Dai. Toriel fa la scontrosa. Ma porca di... Dai, 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 ammazzala, ammazzala, zio, ammazzala, 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 ammazzala. No, 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 ma quanti ce n'è? Uno, sono morto. 27, ma sono morto, sono praticamente morto, signori. Ma è buggatissimo. Dai, 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 che sopravviviamo. No. Dai, 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 che... No, vendiamo cara la pelle, signori, vendiamo cara la pelle, me ne voglio andare. Dai, 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 se mi colpisce è finita, se mi colpisce è finita. Ma è impressione mia o mi sta evitando? Cioè prima mi colpiva proprio in maniera diretta. Adesso è impressione mia o mi sta evitando? Guarda, no, non me lo colpisce più il cuoricino. Ce lo fa apposta. In piena fronte, tieni, così. Guardate, io non mi muovo, lei mi evita. Che cosa carina, che gentile. Bravo, Toriel. Dai, fammi andare a casa, via, dai. Oh, 341 addirittura. Gli ho levato con un sol colpo. Urg. Urg, org. Sei più forte di quanto credessi. Ma non è vero. È stato ti ho pagato forse. Ascoltami, piccolo. Se esci da questa porta, cammina quanto più puoi. Col tempo arriverai a un'uscita. Ma mi dispiace, Asgore. Asgore non deve prenderti l'anima. Il suo piano non deve riuscire a qualunque costo. Ma dai, ma mi dispiace, ma ora mi sento una merda. Fai il bravo. Va bene. Va bene, Toriel. Tesoro mio. Perché parla tipo... No, si è svampata. Ma che cosa terribile. Ma non volevo, ma potevamo parlarne. Perché? Signori, andiamo. Questo video forse durerà un po' più a lungo del solito, ma vediamo cosa succede. Io vorrei trovare un punto di salvataggio. Io cammino, sono Usain Bolt, sto correndo. Sto correndo i 100 metri, siamo a Tokyo, signori. Olimpiadi del 2020. Il nostro... Ok. Altra porta. Oh, porca miseria, il fiorellino. Non mi dite che è lui Asgore, signori. Spero ti piaccia la tua scelta. Dopotutto non è che tu possa tornare a cambiare la sorte. In questo mondo o uccidi o sei ucciso. La magiera pensava di poter infrangere le regole. Sei tanto impegnata per salvare voi umani. Ma alla fine... Neanche ha potuto salvare se stessa. Che idiota. Ma che... No! Dove è andato il fiorellino? Cosa sta succedendo, signori? Forse ha fatto la scelta sbagliata ad affrontare... Mi sono perso qualcosa, signori. Vai, Toby Fox. Ok. C'è una telecamera nascosta fra i cespugli. No, io volevo semplicemente un punto di salvataggio. Posso averlo un punto di salvataggio? Non chiedo molto, un punto di salvataggio. Un albero in mezzo al... Mi ha fatto spaventare quell'albero. Riesco a girare? Ok. Ok. Qualcuno ha pestato il legno e questa cosa non mi piace per niente. Io sto continuando a camminare e gli alberi... Signori, impressione mia, ho visto un fantasma dietro di me. Allora, Toriel mi ha detto di correre. No, 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 no. Chi cazzo non è quello? Non mi muovo più, signori, non mi muovo più. Umano? Ho dei brividi che mi stanno calando sotto la schiena.
Non sai come si saluta un nuovo amico? Ma tu non sei un amico, sei un'ombra. Girati e stringimi la mano. No? No? Non lo fare? Non lo fa, non lo fare, pottina. Non lo fare. No! Si è cagata tutto. Il vecchio scherzo del cuscinetto rumoroso nella mano. Infatti avevo avuto l'impressione che si fosse cagato tutto. Fa sempre ridere. Comunque, sei un umano, giusto? Ma chi è questo simpaticone? Spassoso. Io sono Sans. Sans lo scheletro. In realtà ora dovrei sorvegliare per vedere se arrivano degli umani, ma sai? In realtà non mi importa di catturare nessuno, ma mio fratello Papyrus è un fanatico della caccia agli umani. Ehi, in realtà credo sia lui quello laggiù. Ho un'idea. Passa per sta specie di cancello. Sì, attraversala. Il mio fra ha fatto sbarre troppo larghe. Presto, dietro quella lampada, a forma di, dalla forma conveniente. Precisa. No, ma chi è questa, bella fra? Ma chi è? Bello un corno, fratello. Sono passati 8 giorni e tu ancora non hai ricalibrato i tuoi puzzle. Te ne starei fuori dalla guardiola e basta. Ma cos'è che fai? Ma chi sono questi due? Fisso questa lampada, è bella forte, la vuoi guardare? Ma come? Non ho questo tempo, non ho per questo tempo. E se passasse un umano di qui, voglio essere pronto, lo farò io, devo farlo io. Io catturerò un umano. Allora, io, il grande Papyrus, avrò tutte le cose più in merito, rispetto, riconoscimento. Potrò finalmente entrare nella guardia reale. La gente chiederà di essere mia amica, sguazzando in una doccia di bacio ogni mattina. Forse questa lampada ti aiuterà. Dai, mi sta vendendo! Ma dai, ma è un bastardo! Non fai altro che star seduto a tergiversare, sei sempre più pigro ogni giorno che passa. Ehi, vacci piano, oggi ho avuto troppo lavoro da fare. Schele troppo, schele troppo. Non l'ho capita. Sans! Su via, stai sorridendo. Sì, e lo odio. Sig. Perché una persona grandiosa come me deve far tanto per avere un po' di riconoscimento. Wow, sembra che tu stia davvero lavorando. Riducendosi all'osso. Ma chi è un cabarettista? Vado a occuparmi dei miei puzzle. Quanto al tuo lavoro, mettici un po' di più. Spina dorsale. No, quello di Sans era più simpatico. Ehi. Ok, puoi uscire ora. Ma mi stava vendendo terribilmente. Dovresti andare, potrebbe tornare. E se torna, dovrai sorbirti altre mie battute spassose. Ok. In qualche punto di controllo una guardiola. Ma all'interno ci sono bottiglie di ketchup, senape e condimenti. Ma io non posso salvare in nessuna maniera? Io vorrei semplicemente salvare. C'è il modo di salvare in qualche maniera? Mi dai un punto di salvataggio, ti prego. In realtà, ehi, odio seccarti, ma mi puoi fare un favore? Stavo pensando, ultimamente mio fratello è giù di corda. Non ha mai visto un umano e vederti lo rallegrerebbe. Tranquillo, non è pericoloso. Anche se ci prova. Grazie molte, io vado avanti. Un punto di salvataggio. Meno male, signori, la comodità di quella lampada rimane ancora la determinazione. Salva. Signori, ok, abbiamo salvato, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Carino, sta prendendo una piega simpatica, signori. Io spero che vi continui a piacere questa serie. Fatemelo sapere nei commenti, tramite like. E che dirvi, signori? Per questo video ci fermiamo qui, continueremo l'avventura perché voglio capire ora questi due chi sono e come, che fine ha fatto Toriel. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!